Eccoci qua! Crisi di mezza età, siamo arrivati al livello 40 finalmente. E dopo la morte del professor Fig, siamo diventati protettori di questo luogo, con un abito che devo dire è perfetto. Ammetto che le maschere e i cappucci e soprattutto il mantello non mi piacevano, ma questa combinazione in particolare, a parte i ciuffozzi di capelli che escono fuori, mi piace davvero un sacco come uscita. Revelio! Che cos'è questo? La piuma dell'accettazione e il libro dell'ammissione. Fu posto qui dai fondatori e non fu mai più toccato. Scrive il nome di ogni potenziale studente di Hogwarts non appena mostri un minimo cenno di capacità magica. Che figata! Qui abbiamo l'ultima bacchetta che ci mancava. E qui un altro forziere. E con questo abbiamo completato tutto quanto. Hogwarts Legacy, tutta la cacchio di guida pratica è completa al cacchio di 100% finalmente. Non voglio negare che alcune missioni sono state abbastanza lunghe da fare, soprattutto quelle dell'esplorazione, andarsi a cercare tutti quanti cosi d'atterraggio, tutti quanti palloncini. I tavoli di astronomia sono stati abbastanza facili. I segreti, bene o male qualche difficoltà non me l'hanno nascosta, ma per lo più il grosso l'abbiamo fatto praticamente durante il gioco. Però ora possiamo andare finalmente dalla Weasley a mostrare tutta quanta la nostra guida pratica completata. Completa la guida pratica. Dovrei tornare dalla Weasley quindi. Andiamo da Trasfigurazione. Professoressa, spero che lei sia contenta. Ho completato tutta la guida pratica. L'erbologia sbocciare. Peccato che credo che non possiamo parlare. Ok, visto che in teoria la missione è questa qui di completare la guida pratica, andiamo alla Coppa delle Case. Non so se sia collegato o meno la cosa, però in teoria è l'unica cosa che mi è rimasta da fare. Ah, fantastico, è totalmente vuota. Che ci fanno tre ragazzine con il senpai, eh? Eh? Marpione maledetto. Andiamo ad attivare la quest, va? Ah, mi sa che sono questi i miei esami finali, vero? Guarda sto cretino. Sì, ma c'è l'armatura che fa casino. Qualcuno la zittisca. Non si fa. Oh, oh, mi scusi, mi scusi. Che bella Poppy. E quello è un unicorno. Oh wow, un unicorno, che bello. Fermi lì! Non toccate, sono pericolosi! E quello è un molliccio. Qual è la paura più grande di Natti? Il padre! Dio mio! Adesso vado ad abbracciarlo, quanto ci fai? Ma no! Ma no, ma scusami! Avrei preferito che andasse ad abbracciarlo per sopperire a quella paura. La paura di averla ucciso, insomma. Ma l'armatura intanto lì distrutta. Che casino che ha fatto. Ciao tesoro, ciao grande. E chi ha salutato che non c'era più nessuno? Cretino. Vabbè. Cucù. Ma che belli che siamo. Quest'anno gli eroi salvatori visto di Hogwarts. I nostri studenti incarnare il coraggio di Godric Grifondoro. Di finire. La lealtà di Tosca Tasso Rosso. La saggezza tipica di Corinna Corvo Nero. E l'ambizione di Serpe Verde. Lo sapevo, lo sapevo, ho indovinato. E quindi, sì, e vai. La K delle case di quest'anno. La K? Ho sentito K io. Se posso. Certo, vada pure. L'eroismo di un certo studente durante la Ciao, mamma. A Hogwarts. Sono io. Per non parlare del modo in cui eccelle in tutti i suoi studi. Lo so, sono un genio. Considerato poi che è appena arrivato. Chissà di chi parla, oh guarda, è quello, che bravo, beh, sì, è lui. A mio avviso direi proprio che meriti, diciamo, 100 punti per la 100? Casa. Wow, solo? Non è d'accordo? Ho salvato l'intera scuola e tutto il resto.
La ringrazio, professoressa Weasley. Certo, certo. Direi che abbiamo la casa vincitrice. Grande, abbiamo vinto, sì, sì. Immagino che questa scena sarebbe... Wow, la casa vincitrice, siamo in 5. Questa scena sarebbe stata diversa in base a quale casa sarebbe uscita. Arrivava Natti, arrivava Sebastian, arrivava Infaustus, arrivava quello di astronomia. Ed è così che finisce Hogwarts Legacy. Wow, che serie che è stata! Ammetto, è stata lunga, è stato molto lungo arrivare fino alla fine, non lo voglio negare, però è stato veramente bello, è stato veramente bello. Mi è piaciuto finalmente giocare a un gioco dedicato alla saga di Harry Potter, serio, e lo dico col cuore, non lo vedo dai tempi forse dell'Ordine della Fenice. Il sesto capitolo, quello del principe, era un po' così... L'ultimo non ne voglio parlare. I primi erano un po' quello che era, il periodo PS1, inizio PS2. Il secondo, il terzo e il quarto erano magnifici. Il quinto non era male. Già il sesto purtroppo calava. Però, la vittoria della conoscenza. Abbiamo completato tutto il gioco. Non al 100% purtroppo, non da platino, la Coppa delle Case. Perché per il platino, come abbiamo già visto, purtroppo serve fare tutte quante le varie casate con scelte anche differenti su altre cose. Leggi la posta. Beh, non abbiamo nuove poste da leggere. E neanche missioni disponibili ormai. Tutto quello che è rimasto da fare è becero, diciamo, completismo personale. Hai tutte le missioni da fare, delle cose di Merlino, tutte quelle cose così, se ti sono rimaste le vuoi fare, sono fatti tuoi. Ma il gioco principale è completato. Signori, che avventura che è stata. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo a una nuova serie. Ciao a tutti.